Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Non vi aspettavate un video su Ni No Kuni, vero? E invece eccomi anche qua. Vi posso dire che comunque questo titolo mi è piaciuto particolarmente. L'ho provato così un po' per gioco, ma me ne sono letteralmente innamorato. Vi dico già da subito che il sistema di farming per le risorse è estremo, però vi dico anche che la necessità di pullare non si sente. Non si sente perché sarà possibile, come vi spiegherò magari in futuro in altri video, potersi craftare le armi in modo abbastanza semplice e sbrigativo, quindi avrete comunque la possibilità di avere un buon equipaggiamento anche senza pullare. E poi, cosa molto importante, è che è un gioco estremamente leggero. La versione PC, che mi ha sorpreso parecchio in quanto avevo letto in giro fosse stata ottimizzata male, ma in realtà io l'ho trovata molto valida dal punto di vista sia grafico che di processore in generale, in modo tale che anche i PC non tanto performanti possano effettivamente giocare questo titolo. Ovviamente magari dei PC non propriamente al top potrebbero avere qualche problema di lag con più persone all'interno della stessa area, ma basta togliere qualche impostazione e sono sicuro che anche un PC di fascia media potrà tranquillamente far girare questo gioco. Quindi veramente un grande applauso alla Netmarble per non solo aver tradotto tutto in italiano e quindi permettere alla community italiana di giocare all'interno di questo gioco, ma soprattutto di aver ottimizzato, anche se in realtà non è una versione ufficiale ma è una versione beta, quella che per il momento abbiamo sul PC, perché il lavoro fatto è estremamente valido. Io ovviamente questo che vi sto presentando adesso è il mio account ufficiale, dato che ho avuto un altro account in realtà dove ho provato tutte le classi per un paio d'ore circa, giusto per fare questo video e potervi dare la mia opinione su tutte le classi presenti all'interno del gioco, che più o meno mi sono piaciute, ma ovviamente vi darò dei pro e dei contro su tutte le classi e vi dirò anche quali secondo me sono migliori da utilizzare per giocare più in solo rispetto che ad un party, quindi rispetto a giocare in compagnia. Io mi trovo sul server Sage Leo, come potete vedere in alto a destra, e il mio personaggio, quello definitivo, è uno spadaccino, quindi già sapete benissimo che la classe che secondo me è la migliore o comunque la mia classe preferita è lo spadaccino, e vi dirò anche il perché. Il gioco comunque vi presenta 5 classi differenti che potrete utilizzare, potrete personalizzare un po' come vi pare, e io oggi vi darò la mia personalissima opinione sulle classi e il perché ovviamente le ho scelte. Vi dico anche che il gioco è possibile giocare a questo gioco sia da Android che da iOS e da PC, solo che per giocare da PC dovrete comunque creare il vostro account da mobile. Una volta che avrete creato il vostro account da mobile, potrete collegarlo tramite mail alla vostra applicazione su PC, fare il login e poi giocare tranquillamente o su telefono o direttamente su PC. Io ovviamente preferisco giocare su PC perché mi trovo molto molto meglio rispetto che al telefono, anche per avere la possibilità di gestire meglio i menu, di gestire meglio i combattimenti e tutto quello che presenterà il gioco di Ni No Kuni. Non voglio fare un video troppo lungo, quindi direi di tagliare corto e iniziare subito a parlare delle varie classi. La prima classe che abbiamo a disposizione, ve le presenterò in ordine per concludere poi con lo spadaccino, che è per l'appunto la mia classe preferita. Iniziamo col primo personaggio. Il primo personaggio che è niente poco di meno che il fuorilegge, o comunque il ladro fondamentalmente. Classico ladro, classe di un qualsiasi MMO, che rappresenta per l'appunto una delle classi più odiate tra virgolette per quanto riguarda il PvP, ma che tecnicamente potrebbe essere una noia mortale per il PvE. Infatti, come potete notare, ogni personaggio viene presentato con delle caratteristiche principali, ovvero l'attacco, la difesa, la cura, la destrezza e il sup, che non deve essere tradotto come supporto, ma tecnicamente dovrebbe essere come sopportazione, almeno in realtà dovrebbe essere la sopportazione, ovvero la capacità di poter subire più o meno danni, o che comunque abbia la possibilità di essere anche d'aiuto in generale in base alle situazioni. Per quanto riguarda il fuorilegge, la descrizione dice che
Tieni alta la guardia se ti scontri con il dispettoso fuorilegge. I suoi movimenti rapidi confondono i nemici, mentre scatena ondate di attacchi implacabili. La descrizione in realtà dice da un lato il vero, proprio perché il nostro fuorilegge, come potete notare dalle statistiche, ha un alto tasso di attacco, un alto tasso di destrezza e un altissimo tasso di sopportazione. Questo perché? Perché il fuorilegge, essendo comunque un personaggio che utilizzerà soltanto attacchi a distanza, come potete notare possiede arco e freccia, quindi non potrà avere la possibilità di combattere a distanza ravvicinata, deve stare sempre un po' più dietro, soprattutto se volete giocare in party e quindi volete giocare con altre persone. Il suo, diciamo, la sua collocazione all'interno del party è nella retroguardia. È nella retroguardia perché comunque ha un bassissimo valore di difesa, anche se ha un alto tasso di HP, perché comunque ha un alto tasso di sopportazione, purtroppo dal suo contro ha la poca difesa. La poca difesa gli fa subire tanti danni e anche l'impossibilità di potersi curare purtroppo non rende il tutto facile. Quindi non solo dovete tenere a distanza gli avversari perché voi attaccate a distanza, ma al tempo stesso dovete stare attenti a non farvi attaccare. Quindi è un personaggio che comunque è molto complesso da utilizzare e che sicuramente consiglierei a chi vuole giocare prevalentemente in gruppo, in modo tale da permettere magari ad altri amici o comunque ad altri giocatori di aggrare i nemici e poi noi attaccare dalla distanza in maniera totalmente sicura. La destrezza gli consente di essere molto veloce sia per quanto riguarda gli spostamenti sul campo di battaglia e sia per quanto riguarda l'attacco, dato che la destrezza influisce anche sulla velocità di attacco che noi abbiamo nei confronti delle nostre skill. È molto buono anche perché lui comunque utilizza tantissimi attacchi AOE, quindi ha la possibilità comunque di sfruttare appunto la capacità di colpire più nemici in un colpo solo, però ripeto, bisogna fare molta attenzione perché la difesa non gli consente di prendere danni o comunque di giocare in prima linea. Quindi è un personaggio che sicuramente consiglierei a chi vuole giocare prevalentemente in gruppo, a chi vuole concentrarsi anche sul PvP, perché sul PvP può essere molto infame avere un ratio d'attacco così veloce e permettere di shottare praticamente il vostro avversario, che invece deve raggiungervi a piedi nel caso di uno spadaccino o di un berserker, mentre invece ovviamente l'ingegnere e la strega vedremo che comunque avranno anche loro dei punti deboli. Però per quanto riguarda il resto, se dovessi dare una valutazione in stelle, mettiamola così, fino a 5 stelle, sicuramente la mia valutazione sarebbe di 2 stelle su 5. Proprio perché non solo è un personaggio difficile, ma è un personaggio che comunque deve essere saputo, deve essere controllato e bisogna saperlo giocare in diverse situazioni. Successivamente abbiamo il Berserker, o come viene tradotto nella versione inglese o comunque nella versione originale, il Destroyer, il distruttore. Classico Berserker. Anche lui viene presentato con una scena iniziale dove ha praticamente questo martellozzo che già fa presagire i danni che ovviamente riuscirà a produrre all'interno del gioco. Infatti il nostro distruttore ha vanta un attacco considerevole e una difesa di ferro. Con la sua volontà incrollabile si lancerà a capofitto in qualsiasi battaglia. Anche questa è una descrizione abbastanza veritiera, perché come potete vedere ha un tasso di difesa altissimo, un altissimo tasso d'attacco e una media è un medio tasso di destrezza. Per quanto riguarda la cura e per quanto riguarda la sopportazione è completamente inutile. Questo perché? Perché ovviamente lui, avendo comunque un alto tasso di difesa, ha meno HP che comunque gli consentono di poter subire diversi danni. Ha anche un attacco molto elevato, infatti lui può essere utilizzato tranquillamente come tank, non solo come berserker, quindi ha la capacità di poter aggrare i nemici e poter subire qualche danno e poi ovviamente riuscire tranquillamente a contrattaccare e fare tanti danni. La destrezza più bassa implica anche il fatto che lui con gli attacchi sia un po' più lento, quindi dovete fare attenzione se volete utilizzare il Berserker, perché è vero che avrà la capacità di produrre tanti danni, ma al tempo stesso sarà un po' più lento nell'attaccare. Quindi se un personaggio più veloce riesce a prendere il sopravvento, potreste avere qualche problema. Per quanto riguarda il resto non c'è nient'altro da dire, personaggio che va
tipicamente sfruttato, almeno per come l'ho avuto modo di provare io e di vedere io, va sfruttato con appunto la capacità di aggrare, fare danni e poi successivamente giocarlo in prima linea per permettere al party successivamente di curarlo tramite l'ingegnere, che per l'appunto avrà la possibilità di curare anche i vostri membri del party, e poi successivamente consentirgli di subire danni e al tempo stesso infliggerne di buoni. Lui è un personaggio che può tranquillamente giocare da solo, quindi se volete giocare da soli e non volete entrare in nessun party, in nessuna gilda, in nessun regno, eccetera eccetera, lui è comunque una soluzione molto molto consigliata. Se dovessi dare una valutazione, sicuramente darei 3 stelle su 5, quindi direi una sufficienza piena, che consentono appunto di farlo giocare tranquillamente anche da solo. Successivamente abbiamo l'altro personaggio, probabilmente il secondo personaggio che più mi è piaciuto all'interno del gioco, ovvero la strega. La strega è un personaggio che a me è piaciuto particolarmente, perché non solo è divertente da giocare con col setup di auto, quindi col setup che vi consente di attaccare in automatico i vostri nemici, ma è molto divertente da utilizzare anche manualmente, quindi levando l'automatico e giocando da soli. È molto divertente, mi è piaciuta veramente veramente tanto, anche se giustamente anche lei possiede ovviamente qualche difettuccio. La descrizione parla della strega che fa danzare la sua lancia nell'aria al suo volere, rendendola un'arma incantevole ma letale. Può utilizzarla per scatenare un gran numero di potenti attacchi magici. Anche questa è una descrizione molto veritiera, perché come potete vedere il tasso di attacco è al massimo, addirittura la destrezza è quasi al massimo, la difesa purtroppo è un po' bassina e anche lei come cura e come sopportazione, che addirittura è bassissima, è molto fragile. Anche lei è molto fragile purtroppo, però le note positive da poter utilizzare è che lei attacca da una distanza veramente elevata, quindi avete la possibilità comunque di attaccare rapidamente i vostri avversari avendo anche una buonissima destrezza, e quindi tecnicamente riuscire a sopravvivere proprio perché i vostri avversari non riusciranno neanche a colpirvi, cioè non riusciranno a fare la strada, perché voi comunque sarete talmente forti che riuscirete tranquillamente a sbaragliare i vostri nemici. Ha anche delle buone capacità di debuff, perché comunque ha la possibilità di poter debuffare i nostri avversari, quindi non è affatto male anche da questo punto di vista, però sicuramente la parte che la rende più interessante è l'altissimo tasso di attacco, che comunque consentono al personaggio di essere molto indipendente e di poter giocare da soli all'interno del PvE e anche all'interno di un party che per l'appunto potrà sfruttare tantissimo le vostre caratteristiche. Infatti, se dovessi dare un punteggio in stelle anche in questo caso, sicuramente darei 4 stelle su 5 al personaggio della strega, che non solo mi ha divertito, ma che sinceramente trovo veramente veramente comoda da utilizzare, soprattutto per i principianti. Andiamo indietro, dove invece abbiamo un personaggio che devo ammettere non mi è dispiaciuto più di tanto, ovvero l'ingegnere. Non è un personaggio che reputo scarso o che comunque reputo inutile, però personalmente l'ho trovato un po' noioso. L'ho trovato un po' noioso perché, come potete vedere, l'ingegnera perennemente curiosa è l'incarnazione dello spirito innovativo di Sequoia. Oltre alla sua devastante potenza di fuoco, sa utilizzare le tecnologie più all'avanguardia per curare gli alleati. L'ingegnera, come ben avete capito, è la healer fondamentalmente del gioco, infatti possiede purtroppo statistiche basse un po' su tutto, sia sulla difesa, sia sull'attacco, che la sopportazione, che la destrezza. Però come potete vedere la cura è praticamente al massimo, perché appunto è un personaggio che riesce tranquillamente ad essere autosufficiente. Lei è un personaggio che può essere tranquillamente utilizzata in PvE, è praticamente immortale in PvE, anche se ha bassa difesa e bassa sopportazione, la sua capacità di curarsi in maniera così potente la rendono praticamente una sorta di essere invincibile all'interno del PvE. All'interno del PvP o all'interno del gruppo, giustamente, dà molto più supporto come healer e come buffer piuttosto che come danni veri e propri. Infatti
è un personaggio che comunque io reputo essenziale da avere all'interno di un gruppo o all'interno di una gilda in generale per affrontare le fasi soprattutto più avanzate del gioco, però al tempo stesso è molto fragile, quindi bisogna tenerla anche lei nelle retrovie, un po' come il fuorilegge, quindi tenuta un po' sulle retrovie proprio per permetterle di curare, di buffare e fare quei piccoli danni che giustamente accumulandosi potrebbero diventare interessanti. Non ha un grandissimo tasso di DPS, perché comunque non è lei l'attaccante del gioco. L'ho trovata abbastanza noiosetta in realtà all'interno del PvE, anche se forse quello più noioso è stato il fuorilegge. Probabilmente è una cosa mia, ma il fuorilegge è forse il personaggio più noioso che io abbia utilizzato all'interno del gioco. L'ingegnera può essere caruccia, però non la consiglierei neanche più di tanto. La consiglierei come secondo personaggio o come personaggio di scorta qualora servisse per esempio un curatore all'interno del party, non c'è nessuno e allora dici no, swappo un attimo il personaggio, faccio la curatrice e via, giusto per avere comunque qualcuno nel gruppo che voglia curare. Se trovate qualcuno che gioca curatrice e gli piace soprattutto giocare curatrice, tenetevela stretta perché soprattutto nelle fasi più avanzate sarà sicuramente utile. Se lei dovessi valutarla con un punteggio sempre in stelle, darei comunque 3 stelle. È un personaggio comunque sufficiente che riesce a vivere tranquillamente da sola, però in gruppo sicuramente fa molto meglio. Infine passiamo allo spadaccino. Che non clicco perché sennò mi comincia la mia partita e devo appunto entrare in gioco per fare le mie robe. Abbiamo appunto come ultima classe lo spadaccino. Lo spadaccino secondo me è la classe per eccellenza migliore del gioco. C'è poco da fare, per me lo spadaccino è non solo divertente, è anche molto forte, equilibrato e non lo so, secondo me è proprio una spanna sopra tutti quanti gli altri. Infatti vi dico già che se dovessi valutarlo lo valuterei 5 stelle su 5. È indipendente perché riesce comunque a giocare benissimo da solo, è molto forte dal punto di vista di attacco, è molto forte dal punto di vista di difesa ed è molto forte dal punto di vista di destrezza, quindi non solo attacca velocemente ma fa tanti danni e soprattutto può subire tanti danni, quindi praticamente è un personaggio che necessariamente vi consentirà di giocare benissimo da soli, perché appunto da soli potrete fare praticamente tutto con lo spadaccino e all'interno del party sicuramente darà il suo contributo. Nelle fasi iniziali del gioco la differenza è abissale con lo spadaccino. Lo spadaccino riesce a fare tutto, non ha bisogno di nessuno e può andare tranquillamente avanti nel gioco con le sue forze, senza bisogno veramente di avere nessuno al suo fianco, cosa che invece non posso dire sia della curatrice che anche del ladro, che ho avuto qualche difficoltà in alcune aree di gioco dove invece con tutti quanti gli altri personaggi non ho avuto difficoltà. Non c'è nient'altro da dire, perché comunque lo spadaccino fondamentalmente è la classe che consiglio a tutti quanti i giocatori novizi, o che consiglio comunque a tutti quanti i giocatori che non hanno esperienza fondamentalmente con un MMO. Io l'ho scelto sia perché comunque mi piace come classe, e anche perché è l'unico che si avvicinava di più a Sephiroth, quindi ho necessariamente voluto utilizzare lui come personaggio. Per quanto riguarda il resto ovviamente non c'è nient'altro che debba dirvi, perché secondo me queste sono le mie valutazioni ovviamente delle classi per quanto riguarda questi personaggi in generale. Quindi io, detto questo, vi ringrazio per aver visto il video. Fatemi sapere voi invece quale classe avete scelto, perché l'avete scelta e se magari avete avuto anche voi le mie stesse impressioni. Detto questo, io spero di rivedervi presto in live o qui sul canale YouTube qualora appunto dovessi trattare ancora questo gioco, che comunque mi è piaciuto parecchio, quindi vorrei effettivamente dedicarci un po' più di tempo. Quindi vi rimando agli altri miei video su altri giochi o su altre robe che magari possono interessarvi e io vi aspetto come sempre alla prossima. Bye bye!